Per 3 mesi un paese intero lavora per preparare un'attrazione che accoglie migliaia di visitatori in 3 giorni. Questa è Pietrelcina e racconteremo il suo presepe vivente, addirittura ricevuto dal Papa per festeggiare gli 800 anni dalla nascita del primo presepe vivente. Se Pietrelcina è famosa per Padre Pio, in realtà è la religiosità che è proprio parte dell'anima di questo paese. Dobbiamo immaginare che l'intero presepe di fatto è una collaborazione tra generazioni, poiché in più di 30 anni di attività qui hanno collaborato i nonni, i padri e adesso i figli, che si appassionano a tal punto da mettersi a lavorare con la propria famiglia per la realizzazione di quest'opera. Io di solito sto in una scena con delle mie cugine dove impastiamo la pasta, facciamo tipo la pizza con tanti altri bambini. C'era un grande tavolo dove mangiavamo, altri tavolini dove c'erano colori, potevamo interpretare, diciamo, le scuole che si trovavano nell'antichità. Perché d'altronde cominciare è facile, ci riusciamo tutti, ma è perseverare per oltre 30 anni che è un vero miracolo. Ma quante persone lavorano in questo progetto gigantesco? Una ventina di volontari, poi anche il paese a modo suo collabora. Sono Davide Pedicini, sono stato il primo San Giuseppe, ideatore e quello che ha dato una mano a sviluppare. Nel tempo abbiamo fatto formazione, dopo di noi ci sono state altre generazioni che stanno continuando. Pietra Pulcina. Questa doveva essere l'origine del nome di Pietrelcina. Non si sa esattamente l'etimologia, ma le ipotesi più accreditate parlano di pietra piccola. E infatti è proprio la pietra a far parte stessa dell'anima di questo paese. Molte case sono state scavate all'interno della pietra stessa e il borgo storico, la frazione Castello, mostra ancora delle parti vive della roccia, che poi è parte stessa anche dello spirito sannita. Ogni strada di Pietrelcina parla di Padre Pio, se quelle pietre potessero parlare. E lui stesso diceva: salutatemi la Morgia, quando qualcuno andava a San Giovanni Rotondo a salutarlo, proprio per omaggiare il suo paese d'origine. Qui nasce Padre Pio e sotto c'è la stalla. Sì. E questa è stata la nostra idea, insomma. E quindi praticamente quanti figuranti ci sono? È un 200, sì. Ma tutti partecipano, di tutte le età. C'è un contrasto enorme tra l'ingresso della Pietrelcina moderna, che ha questi stradoni enormi e sempre pieni di turisti, e invece il paese antico, che è ancora rimasto nel suo impianto urbanistico medievale, con le viuzze strette scavate nella roccia. Ogni strada però parla di Padre Pio, all'epoca Francesco Forgione. Addirittura ci accoglie qui un murales gigante che racconta la sua vita, mentre invece all'interno delle strade del paese antico si trovano delle piccole lapidi con tutte le frasi più famose che lo caratterizzarono negli anni della sua predicazione. Lavoro qui sul presepe da 7-8 anni circa e sono presidente da quest'anno. È un po' abbiamo portato avanti le nuove generazioni che ovviamente si fondano sul passato. Il presepe nasce nel 1987 da un gruppo di giovani del paese che facevano parte dell'Azione Cattolica e della GIFRA, queste due associazioni religiose. Con il tempo si è creata una vera e propria associazione. Quest'anno infatti è la 34esima edizione. Noi lavoriamo qui sul presepe da fine ottobre fino al 27 dicembre, tutte le domeniche e anche qualche venerdì sera. Siamo qui insieme anche il giorno della vigilia, almeno il 24 mattina, il giorno di Santo Stefano, per ultimare le ultime cose. Allora però toglimi una curiosità, cosa mi devo aspettare il 27? Una volta entrati nel presepe si viene avvolti dalla musica. La colonna sonora del nostro presepe è Mission di Ennio Morricone, un brano che portiamo avanti dagli inizi. Quindi da atmosfera da film a musica da film, insomma, sì. Mettiamola così. L'amministrazione dal canto suo dà il supporto logistico, organizzativo al comitato. Avete avuto modo di conoscerli, donne e uomini che si rimboccano le maniche sottraendo tempo a se stessi, alle proprie passioni, e lo fanno in nome di un qualcosa di più grande, che è l'amore verso questa comunità, verso la propria terra, consapevole anche del ruolo che la storia in un certo senso
ha consegnato a Pietrelcina. Pietrelcina ha tante peculiarità, tante cose importanti. La prima sua caratteristica sicuramente è che è un luogo dell'animo, perché la bellezza dei paesaggi, l'amenità degli stessi sa parlare al cuore della gente. Ed ecco, un luogo dove si può ritemprare il proprio animo. Sono tante le tipicità. La cultura per eccellenza di queste zone è il carciofo di Pietrelcina, presidio Slow Food dal 2020. C'è una tradizione forte, verrà riproposta durante le sere del presepe. La zuppa di cardone, la zuppa di cardone anche a base di polpettine di carne con pinoli, un piatto tipico che rappresenta proprio la storia di questi luoghi, ma anche di un intero territorio. Comunque, se posso dire una cosa, da un lato sono rimasto innamorato della passione dei cittadini e del senso di comunità strettissimo dei volontari del presepe, e poi questa città ha mantenuto in modo invidiabile una coerenza, poiché nonostante sia diventata ormai comunque una meta turistica importantissima per Padre Pio, sia l'urbanistica che la città stessa hanno mantenuto un'identità fortissima. Sì, Pietrelcina è rimasta culla di spiritualità. È un fenomeno turistico recente, degli ultimi 20-25 anni, quindi ha dovuto rincorrere la sua notorietà e si è ripresentata al mondo intero in maniera decorosa, non snaturandosi. Il Comitato Resapiente è la testimonianza di tutto questo. Ecco, il donarsi all'altro, che poi è anche uno dei messaggi che compone il lascito spirituale di San Pio, il donarsi all'altro e il battersi, tante volte anche appunto per il sollievo dal dolore e dalla sofferenza altrui, come diceva San Pio. E poi alla fine, uscendo dai vicoli del centro storico, il castello di Pietrelcina, si arriva davanti a dei panorami mozzafiato come questo. Ci sono tante persone che li paragonano alla Toscana o all'Umbria. In realtà questo è il Sannio ed è molto più vero e genuino. Il lavoro dei volontari è letteralmente estenuante, in quanto a partire da ottobre cominciano a lavorare ogni sera fino a notte e tutti i weekend, proprio per riuscire a creare quell'atmosfera magica del paese che il 27 dicembre si illumina e incanta tutti i visitatori. Non mancare, perché è un'occasione unica.